Benvenuti alla rassegna stampa della settimana 33. Mi è arrivato un messaggio. Allora, questa settimana si parlerà solo di quello, parlerò di quello che si è parlato qui. Facciamo una rassegna stampa regionale, insomma. Allora, legge importante. È stata alla Camera approvata. Approvato un disegno di legge con il progetto di protezione dei ghiacciai. E la legge sono in due articoli, i primi, e uno è che dice che i ghiacciai sono riserva naturale strategica e che sono di tutti. E la seconda è che, aspetta che leggo. Ah, e che sono fondamentali. Queste sono le prime cose. Però, insomma, Greenpeace ha festeggiato questo progetto di legge mangiando del caviale sintetico e del succo d'anatra. Altra legge importante. Mercoledì passerà, come vedete, la legge del matrimonio gay. E dovrebbe passare anche la parte delle adozioni. Quindi pensate, cioè, come vengono discriminati in Italia per un bacio che si dà in spiaggia, e qui sta proprio su un altro livello. Anche se c'è stata davanti al congresso l'altra notte una specie di Family Day contro l'unione omosessuale, vedete? E sembra che sia una foto, io dico, di Piazza San Giovanni durante il concerto del 1º maggio. Questo sembra Piazza San Giovanni durante il 1º maggio. Allora, questa signora, che si chiama Rios, è la governatora, cioè il governatore della Terra del Fuoco, e in Terra del Fuoco, proprio qui in Terra del Fuoco, si sono sposati i primi due, la prima coppia. E beh, questa è stata denunciata e quando passerà la legge potrebbe cadere la denuncia. Che spettacolo questo qui, Jorge Colasso, che è un governatore destituito, un religioso, un riconosciuto religioso, non so, è stato inabilitato a coprire cariche pubbliche, tutto quanto, sta al Parlamento. Il problema è che questo ha detto che non gli fanno schifo le unioni omosessuali, e però ha votato a favore. E qui lo prendono per il culo e tutto quanto. Anche se questa scena mi fa venire in mente Clerks 2. E Giorgio Silvestrini sa di cosa sto parlando, visto che è stato a Budapest in determinati locali. Sempre con unioni omosessuali. La legge che cambia la vita a migliaia di omosessuali, cioè, che poi alla fine sono pochi, insomma, non è che siano poi così tanti. Ricky Martin ha loggiato il paese per la legge, mo adesso Ricky Martin è diventato un simbolo, anche se secondo me Ricky Martin da mo che l'aveva detto. La cosa spettacolare è che in tutta l'Argentina si sono avute le temperature più fredde degli ultimi 18 anni. Ehi sì, in Cordova, Trelew, Buenos Aires ha nevicato, Mendoza, Salta ha nevicato, dappertutto. E questo articolo è del giorno dopo che io sono stato al Parco Nazionale con quel bel sole e mi sono messo in costume, cioè, vedete, ha fatto più freddo in tutta l'Argentina che qua. Che culo. Vedete? La Ola Polar. Si sentiva in tutto il paese, veramente, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, San Juan, La Rioja, Salta, Jujuy e la región patagónica, solo in Tierra del Fuego, non ha nevicato, bueno, solo qua a Ushuaia. E non ha nemmeno piovuto, cioè, una cosa incredibile. È che vedete qua, mezzo paese, ci sono state nevicate in mezzo paese, intense nevicate in mezzo paese. Anche questo, mezzo paese, tutte le route bloccate, tutte le strade bloccate, incredibile. Allora, penultima, no, una delle ultime notizie,
Parte cronaca nera, il novio di Marianella, la ragazza, è praticamente stato scarcerato. E voi, è così, salve se è così. Il limite della pobresa è 4.800 pesos, che è come 5, come 1.000 euro, e della indigencia è come 220 euro, una cosa così, 250 euro per anno ovviamente, e non nell'Italia. C'è basso livello di donazioni di sangue a Ushuaia, donano solo 100 invece dovrebbero essere 600. Anche qui emergenza sangue, certo per chi vive nel Lazio è abituato a sentirselo dire tipo 300 volte all'anno. La incredibile storia della compagnia Santa Fe, che è quella degli autobus di Ushuaia, hanno chiesto i lavoratori l'aumento. La compagnia ha detto no, perché sennò dovremmo alzare i biglietti. Hanno alzato i biglietti, non gli hanno dato l'aumento. Poi questi adesso stanno scioperando, questi vanno a scioperare la prossima settimana perché hanno richiesto un'altra volta e hanno detto no, però dovrebbero essere 2,70 il biglietto per dall'aumento. Beh, una storia incredibile. La notizia della settimana della regione, di tutta la regione Terra del Fuoco, è questa: hanno ucciso questo Miguel Pereira, che era un artista classico e tutti qui lo conoscevano perché era abbastanza famoso. L'hanno praticamente gambizzato e gli hanno sparato in testa, quindi è una cosa incredibile, questo fatto di cronaca nera che nessuno ancora ha capito, non si sa ancora niente, sta a justiciaparamiguel.wordpress.com, e tutti i musei, tutte le cose creative, le scuole stanno a lutto, addirittura il museo del fin del mondo ha tutti i quadri coperti con un telo nero, tranne due. Però è una cosa veramente incredibile, cosa dell'incredibile, perché insomma gambizzato e gli hanno sparato in testa, è proprio un'esecuzione e ancora nessuno ha capito il perché.